Siamo su Wally Power 58, presentato al Gran Premio di Monaco e al Salone Nautico Venezia. Una barca molto moderna che però ha le radici in due modelli iconici del marchio Wally, il Wally Power 118 e il Wally Tender, presentati tra il 2002 e il 2003. Questo 58 è la barca che assomiglia, che riprende i canoni estetici di quei primi disegni, soprattutto del 118, barca iconica che è stata protagonista anche dei film come The Island, dove era nell'immaginario del protagonista. Wally Power 58 è sostanzialmente un day cruiser oppure un tender per grandi unità. Parliamo delle navi grandi da diporto. Può ospitare per la notte una coppia o due a seconda delle layout degli interni e durante il giorno 12-16 persone. E come su tutti i Wally e su tante barche che hanno ripreso questo concetto, le fiancate sono apribili. Questo dà grande respiro a questa zona di poppa che diventa ottima per il bagno, ma anche per la convivialità. Una zona su cui si è lavorato molto è questo divano che può ospitare quattro persone. Può essere un prendisole oppure un divano protetto dal tendalino. La protezione dal sole ormai è un punto obbligatorio su qualsiasi barca. Il tendalino, quando non è in uso, si nasconde sotto il divano stesso. Il tendalino ripreso è elettroidraulico e può essere tenuto aperto fino a 20 nodi di velocità. Per l'ombra sono previsti altri due tendalini manuali, uno a prua e uno a poppa, che si tesano su pali di carbonio. All'interno della sovrastruttura c'è l'aria condizionata. Il tavolo naturalmente di carbonio, rivestito con una vernice antisdrucciolo, quando in posizione di riposo ha dei bordini che impediscono agli oggetti di cadere. Qui sotto si nasconde un piano a cottura a due fuochi e un lavandino. Tanto carbonio anche nel posto di pilotaggio, cruscotto monolitico, stampato, grandi strumenti per controllare tutta la barca. Le poltrone sono poi frutto di uno studio particolare. Lo schienale di carbonio assorbe i colpi in maniera controllata. Durante la navigazione o all'ancora, quando c'è un po' di vento, si può controllare l'afflusso d'aria attraverso una apertura sul top. Tanti particolari che contano anche a prua: cuscini per prendere il sole e l'ancora che, come su ogni Wally, si nasconde durante la navigazione. Ed ecco un altro elemento della tecnologia Wally, il parabrezza in pezzo unico con due soli montanti laterali. Ragazzi, qui abbiamo la Wally delle docce, non la solita doccetta a mano col tubo che si rompe, una vera doccia. Ed eccoci sotto coperta, in questa versione una ampia cabina matrimoniale a prua con bagno dedicato, doccia separata. Un altro bagno qui a centro barca, dedicato ovviamente agli ospiti che ogni giorno si avvicendano a bordo, e questa zona living con due grandi divani. Questa parte della barca può essere dedicata a un'altra cabina matrimoniale o alla cabina del comandante. Come far vivere l'esterno senza aprire un buco nella fiancata e realizzare una finestra? Beh, con una telecamera.
resinata sul fianco che restituisce l'immagine di quello che c'è fuori su questo grande schermo. Una delle idee di Wally, la barca resta strutturalmente integra, solida, leggera, ma all'interno si può godere il panorama. Eccoci in navigazione, siamo a Porto Venere, lo riconoscete. Wally Power 58 ha la solita carena Wally ultra profonda che ben conosciamo, una carena morbida, contromotondoso, ma che assicura anche delle grandi prestazioni. Motori sono 3 IPS Volvo, in questo caso sono 3 IPS 800 con una potenza complessiva di 1800 cavalli. Sono 600 cavalli per motore, la dotazione standard è con gli IPS 700 che valgono 550 cavalli ognuno. È stata scelta la tripla motorizzazione per avere una sala macchine un pochino più compatta, di 8 sono leggermente più piccoli dei motori di gamma superiore e garantiscono un equilibrio migliore alla barca e anche prestazioni, oltre che ottimizzare i consumi, le manovre e tante altre cose. Ovviamente esiste il joystick per la manovra. L'assetto in navigazione viene controllato da un sistema automatico con gli stabilizzatori a lama Humphreys, come già visto su altre barche Wally. Da aggiungere alle dotazioni tecniche quando si sta all'ancora, ma anche in navigazione, lo stabilizzatore giroscopico, ormai un must. E poi ovviamente un generatore per i servizi di bordo. E adesso andiamo a navigare verso il Tino, un luogo mitico per qualsiasi navigante in Tirreno, un punto di riferimento ma anche tanto spettacolo. Ed eccoci che cominciamo a dare gas, adesso stiamo navigando a 10 nodi, il passaggio, lo vedrete, è molto graduale. Passaggio dall'assetto di dislocamento alla planata molto graduale. Ecco, siamo già a 20 nodi, ormai è cambiato l'assetto, siamo in planata, la carena come vedete lavora molto bene, 23-24 nodi. Siamo a 2200 giri motore, tra un po' diamo manetta. C'è un po' di mare ma abbiamo già superato i 37 nodi, la massima velocità dovrebbe essere di 38, ma qualche onda ci ferma un pochino. Ed ecco, abbiamo visto 38,1, la velocità promessa di targa dalla scheda tecnica. Se volete sapere qualcosa dei consumi, stiamo viaggiando a 27 nodi, consumiamo 200-210 litri ora, vale a dire 8 litri per miglio. L'autonomia è di 300 miglia alla massima velocità, che salgono rapidamente quando si riduce un po' la manetta. Siamo a manetta, viaggiamo a 37 nodi e passa, un po' di più, 360 litri ora il consumo, 10 litri per miglio.